Continua il nostro viaggio dedicato ai profumi, ai sapori e ai colori delle terre pescaresi. Una vasta area territoriale che comprende oltre 42 comuni, suddivisi nelle tre aree della Maiella, Vestina e Colline Pescaresi. Dove mi trovo in questo momento? Precisamente sono a Nocciano per parlarvi di uno dei grandi vitigni a bacca rossa del nostro paese e naturalmente è il Montepulciano d'Abruzzo. A raccontarvi l'eccellenza di questo vino e di questa produzione è Franco Deusanio. Tanto grazie per l'ospitalità in questa fantastica cornice sia di territorio ma anche la tua cantina. Beh, il territorio è bellissimo, vediamo questo anfiteatro di montagne che predispone, diciamo, ad una grandissima vocazionalità per la viticoltura, con escursioni termiche praticamente quasi da montagna e quindi grandi profumi, delicatezza e complessità. Un vino dal carattere forte e da una lunga tradizione, si parla che questo vitigno insomma abbia avuto origine già dalla metà del Settecento, eppure c'è tanta sperimentazione come questa bellissima vasca in pietra. Beh, questo è un progetto che Chiusa Grande come capofila sta facendo insieme all'Università di Teramo e al Crivea, il Centro di Ricerca Viticolo Enologico, e vabbè, è risaputo che per essere veramente innovativi, per guardare oltre, bisogna anche ogni tanto ritornare al passato, e noi abbiamo deciso di continuare la sperimentazione che abbiamo iniziato qualche anno fa, adesso in maniera più incisiva con questa nuova vasca fatta con la pietra di Pietranico, che secondo me è particolarmente adatta per questo tipo di sperimentazione, perché un tipo di pietra particolarmente ricca di sali minerali, e quindi dalle prove, le prime prove abbiamo già visto che sicuramente migliora, diciamo, il corredo già complesso dei nostri vitigni e del Montepulciano in particolare. Tra le tante peculiarità c'è il carattere di essere biologico. Beh, Chiusa Grande abbiamo fatto questa scelta dal 94, cioè appena è stato introdotto il regolamento 2092 del 91, e quindi ha disciplinato in maniera, diciamo, seria l'agricoltura biologica. Abbiamo subito aderito come azienda all'agricoltura biologica, io come consulente ho seguito la conversione delle prime aziende viticole abruzzesi. E ora vorrei conoscere più da vicino anche il nuovo arrivato a Chiusa Grande. L'ultimo arrivato di Chiusa Grande è uno spumante che si chiama Deus, è un primo spumante metodo classico biologico d'Abruzzo, uno dei due o tre soltanto che ci sono in Italia. E la cosa interessante è che è fatto in grande prevalenza con vitigni autoctoni abruzzesi, quindi grande prevalenza di Montepulciano e Pecorino, e poi Chardonnay come vitigno internazionale. C'è sia nella versione bianco che nella versione rosé, ed è un omaggio, un tributo che ho voluto fare a Gabriele D'Annunzio per il 150° della nascita. Ed io il mio percorso enogastronomico lo inizio proprio da qui. Vero Franco?